Partita al Cardiopalma, quella tra Fortes Sinfide e Osber, purtroppo sorride a Osber. Partiamo dalla fine, raccontaci gli ultimi minuti dell'ultimo quarto. Guarda, francamente non saprei, cioè è una partita che avevamo tranquillamente in mano perché eravamo sopra di 6, la stavamo gestendo anche abbastanza bene. Poi dopo è successo qualcosa, abbiamo iniziato a non difendere più, a perderci un pochino di testa anche in attacco, a sbagliare passaggi così, siamo andati un po' fuori di testa, loro sono stati molto bravi a recuperare, a tenere invece la testa, cosa che noi abbiamo perso, e loro hanno avuto qualche giocatore, specialmente il 52 che è stato veramente un uomo partita secondo me, e sono stati più bravi di noi. Sull'ultimo tiro da tre secondo me ci poteva stare il fallo, però vabbè, questa non è una roba da italiani che voglio evitare, però bravi loro e noi abbiamo molto da lavorare, quello di sicuro, perché ci sono un sacco di pecche che ci hanno fatto perdere un sacco di punti in campionato, che sono queste che abbiamo visto stasera. Hai detto la partita ce l'avevamo in mano, in effetti il primo quarto è stato bruttino, tanti errori da una parte e dall'altra, bruttino, sì. Nel secondo quarto la partita si è accesa, voi avete fatto molto fatica a capire quali contromisure prendere, poi già dalla fine del secondo quarto, ma ancora di più nel terzo, sembrava in discesa. No, cosa vi siete detti, avete trovato, non lo so, no, semplicemente ci siamo, il coach giustamente ci ha fatto un po' il mazzo, come si dice, sulla difesa, semplicemente difendere duro, cercare di muoverci meglio anche in attacco, di non buttare via i palloni così. L'abbiamo fatto, siamo riusciti appunto ad andare avanti anche, insomma, siamo andati sopra di 6 anche a due minuti dalla fine, un minuto alla fine, cosa che sembrava quasi che ci avrebbe portato alla vittoria. Poi invece abbiamo sbagliato un po' di passaggi, un po' di tensione, forse la paura di vincere, come si dice, abbiamo sbagliato un po' di passaggi, abbiamo specialmente in alcune azioni al primo passaggio si tirava subito, cosa che invece non avremmo dovuto fare, avremmo dovuto gestire meglio il tempo, insomma, diciamo, far passare i 24 secondi dell'azione o comunque più tempo, insomma, sono errori che abbiamo pagato caro. Merito a Osberg, complimenti a loro perché sono stati veramente bravi nel fine, specialmente nel finale, e complimenti a loro davvero. L'anno scorso secondi in classifica, quest'anno per tanti motivi, un po' di infortuni, un po' di cambiamenti, ci avevate detto che comunque non vi aspettavate di ripetere il campionato straordinario dell'anno scorso. La cosa che però stupisce di più è che l'anno scorso molte dei vostri punti sono arrivati grazie al campo di casa. Quest'anno forse il campo di casa, da fortino inespugnabile, è diventato un ostacolo, ma perché? Questo francamente non ti so dire, io ho visto che ci sono le defezioni che abbiamo avuto per infortuni, qualcuno è andato via proprio per studio, insomma, ha cambiato paese e abbiamo perso più che altro tanti lunghi, cioè tra infortuni e quant'altro abbiamo perso 4 dei 7 lunghi che avevamo, e tra i più forti fra l'altro, cioè i titolari in buona sostanza, i titolari i primi cambi. E per quanto riguarda il campo di casa francamente non ti saprei dire, cioè sono cose che non, di solito effettivamente qui, specialmente anche nei precedenti campionati tanti anni fa, qua vincevamo praticamente sempre, ne perdevamo una su tutto l'anno, cioè compreso anche primaverile. Quest'anno francamente non saprei, cioè secondo me un po' le assenze, un po' il mordente, l'energia che c'era negli anni scorsi è venuta a mancare, non so, perché probabilmente la voglia, tanto da qualcuno ha perso la voglia di fare, di lavorare, cosa che invece ci aveva sempre, insomma, era una cosa che ci distingueva negli anni scorsi, insomma, proprio la voglia anche durante gli allenamenti, di fermarci anche magari mezz'oretta in più, di lavorare, insomma, purtroppo abbiamo perso, qualcuno di noi ha perso questa cosa e insomma sì, lo stiamo pagando, purtroppo lo stiamo pagando. Domanda finale, velocemente in chiusura, nelle ultime 4 partite, sconfitta, vittoria, oggi sconfitta, cosa vi sta mancando?
Questo francamente è una cosa che proprio non riesco a capire. Ci sono delle volte, specie contro squadre più insomma che sono più avanti rispetto a noi in classifica, dove tiriamo fuori le vittorie contro Novate, contro Segrate la scorsa partita, e abbiamo vinto bene. Contro squadre invece magari a nostro pari livello o sotto di noi abbiamo perso partite inspiegabili. Non è il caso di Olbia questa sera, io parlo di altre nel girone d'andata. Non riesco a capire, sembra quasi che con le squadre più forti tiriamo fuori quella che è la cosa che insomma ci ha dato sempre risalto insomma negli altri anni, mentre con le squadre nostro pari o più scarse tra virgolette, insomma sotto di noi in classifica, sembra quasi che la prendiamo un po' troppo sotto gamba. E se tenessimo questa energia anche con tutte le altre squadre probabilmente non saremmo nella posizione in cui ci troviamo adesso, però insomma speriamo di riuscire a rimetterci a posto nelle prossime settimane. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille.